diciamo riaffiorare delle influenze che quest'anno stanno martoriando la squadra e non solo, è completamente afona. Adesso lo seguiamo a bacino. Esatto. A bacino, eh? E anche quindi. Diciamo, ugualmente voluta essere qui Carla perché è una cosa, tutto questo calendario di eventi è una cosa che ha pienamente condiviso lei insieme alla famiglia, alla proprietà, e quindi è presente, ma mi ha ceduto a me e a Gabriele l'incarico di parlare a nome della società. Noi siamo qui insieme a Fabio Basarelli, in rappresentanza dell'Associazione Centro, per presentare qualcosa di, credo, speciale. Di speciale perché il Pisa la taglia al traguardo dei 105 anni, lo taglia dopo aver passato un'altra vicissitudine terribile. Ed è un traguardo, quello dei 105 anni, che ha una doppia valenza, perché anche i primi 5 anni dopo il secondo fallimento. Purtroppo noi abbiamo vissuto, io in prima persona, il dramma di festeggiare, diciamo così, il centenario con una retrocessione e un fallimento. Cercammo quell'anno di fare comunque una serie di iniziative, e credo che qualcosa di buono comunque venne fatto, tipo l'album delle figurine, faccio riferimento a quello che rimane ancora la figurina numero uno, e lo so, e lasciamo, non riapriamo vecchi feriti. Quest'anno abbiamo voluto fare qualcosa di più, di meglio, anche perché abbiamo avuto sicuramente un appoggio da parte della proprietà, da parte della società, e abbiamo avuto un partner imprescindibile e fondamentale che è stata l'Associazione Centro, che è nata proprio a seguito di quel 2009, che se da un lato ci ha cancellato d'un colpo tanti sogni e tante ambizioni, dall'altro ci ha lasciato un'eredità comunque buona. Qualcosa di buono è nato da quell'anno, è nato l'AC Pisa 1909, che ha proseguito la tradizione e la storia del Pisa, ed è nata l'Associazione Centro, che credo di poter dire sia qualcosa di bello della città, una cosa che forse è la cosa più bella che è nata intorno al Pisa negli ultimi anni, perché loro sono veramente, oltre che tifosi, sono appassionati, sono degli storici e sono dei garanti della nostra tradizione, e quindi nel momento in cui siamo andati a presentare e organizzare questo calendario di eventi non potevamo non fare riferimento a loro, perché insomma è obbligatorio il passaggio da quello che è il loro materiale e quello che è il loro vissuto e quello che loro possono dare alla città e alla società. Prima proprio di passare la parola a Fabio Basarelli, dicevo, mi tocca e lo faccio con piacere il compito di portare saluti a nome della società, e sottolineiamo una cosa: questo mese di aprile deve essere una festa della città. Questa non è la festa del Pisa 1909, dell'Associazione Centro, non è una vetrina del Pisa, della famiglia Battini o dell'Associazione Centro. È la nostra storia, è la storia della nostra squadra di calcio, la storia che ci portiamo dietro da 105 anni. Quindi tutto quello che è stato fatto con la volontà di coinvolgere la città, senza se, senza ma. Stiamo vivendo un momento non facile, perché la città giustamente chiede di tornare ai fasti di un tempo, e non è facile, perché veniamo, l'ho detto poc'anzi, da un periodo brutto, e ci siamo risollevati in fretta, cosa che già non è facile di per sé. C'è tutto l'impegno, c'è tutta la voglia, ma ecco, questi discorsi non devono assolutamente entrare in questo mese di festeggiamenti. Questa è una festa della città, è una festa del Pisa, è una festa dell'Azzurra. Il regalo più bello per noi, credo anche per l'Associazione Centro, sarà quello di vedere i pisani vivere questi eventi,
dal bambino piccolo che magari per la prima volta metterà piede all'arena alla persona che è 60-70 anni che viene qui a trascorso qui momenti belli e brutti insieme a familiari ed amici. Questo è il principio che ci ha spinto a organizzare questi eventi e questo è il motivo che ci anima, ci ha portato a fare riunioni a qualunque ora, vero Fabio, del giorno, per cercare di mettere insieme queste cose portandolo via al lavoro, agli impegni familiari. Ma è una cosa, ecco, sentita, voluta, e l'augurio mio, che è quello poi della famiglia Battini e della società, è che la città risponda, non per chissà quale motivo, semplicemente per la maglia dell'azzurro, per il Pisa, perché siamo una città, una squadra che ha 105 anni di storia alle spalle ed è giusto ricordarla e commemorarla e anzi lanciarsi verso il futuro con una spinta sempre maggiore e metterci passione, esatto. E cedo la parola a Fabio Vasarelli della società di Canto, poi magari ti rimbalzo, sì, poi parleremo, esatto, singolarmente dei vari eventi. Buongiorno a tutti, credo che Riccardo abbia colto proprio lo spirito con il quale sono stati messi in piedi questa serie di iniziative, alcune delle quali molto importanti, molto anche singolari. Una è già successa, abbiamo fatto un risetto fotografico con le maglie storiche, i giocatori si sono anche divertiti molto. Però dicevo, tornando allo spirito, il fatto di sottolineare la decontestualizzazione dell'evento e della festa rispetto al momento, che può non essere dei migliori dentro il campo e fuori dal campo. Anche noi internamente ci siamo confrontati un po', perché pur essendo rappresentanti dell'associazione Centro, quindi per statuto dobbiamo servire l'attuale società, dobbiamo stare a servizio dei colori, dobbiamo stare a servizio della storia, però siamo tutti ragazzi di estrazione Curva Nord, quindi ci confrontiamo anche settimanalmente con gli umori dell'ambiente, quindi chiaramente ci aspettiamo anche delle critiche del tipo: ma come avete fatto a mettere su una cosa del genere in questo momento che magari ci sono, no? Non è facile, ve lo assicuro, però la precedenza chiaramente è sempre il Pisa, quindi questa è una festa di Pisa e del Pisa, indipendentemente dal fatto che ci sia la famiglia Battini, che va ringraziata, perché in questo momento se non ci fosse la famiglia Battini probabilmente non ci sarebbe nessuno. E altre critiche del tipo: questi giocatori non meritano di indossare le maglie storiche che sono state. Chiaramente la rosa è questa, quindi noi non possiamo. Abbiamo fatto un discorsino ai giocatori del tipo: cercate di essere orgogliosi, no? Chiaro che giocatori come Sabato, come Pugliesi, come Mingazzini conoscono certi nomi, altri ragazzi più giovani si sono anche divertiti, magari, no? Però ripeto, non bisogna prescindere dalla situazione attuale. Che non è facile, ma comunque non bisogna andare avanti, quindi abbiamo cercato di mettere su un calendario che coinvolgesse tutta la città, perché poi insomma la mission del nostro gruppo è quello, cercare di lavorare all'esterno del campo, cercando di fare da collante tra istituzioni, tra la società attuale, tra i giocatori, e lo sapete ormai benissimo, il punto di arrivo fondamentale per noi è il museo. Il museo che, se per ipotesi oggi fosse già attivo, risolverebbe un sacco di problemi logistici, perché avremo una struttura, potremo portare i bambini, le scuole, il settore giovanili. Sapete che stiamo lavorando per ottenere quello spazio dove ora c'è il centro medico, che sarebbe una soluzione prestigiosa per cominciare insomma a lavorare anche da professionisti, anche se noi non siamo professionisti, e però comunque cercheremo di affidarci magari a architetti o comunque a persone del marketing che sappiano come fare di un museo statico un qualcosa di vivibile e creare chiaramente un humus intorno al Pisa tutto, quindi giocatori, società, merchandising, giornalisti, tutto l'ambiente, che probabilmente è quello che manca un po' da quando non c'è più Romeo, che da solo, il personaggio, sapeva interpretare, no?
il discorso di far venire la gente allo stadio e invogliare. Chiaro che i risultati sono l'80-90% delle medicine per arrivare poi a certi risultati di pubblico, a certi risultati di immagine, a certi risultati anche di visibilità. Però ecco, noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di mettere su di concerto con il PISA, che ringrazio perché ci ha chiamato e quindi non dire, per mettere su questo programma, secondo noi molto ricco, e il punto fondamentale, come diceva Riccardo, sarà la presenza della gente, cioè poter vedere tifosi, ma anche ex giocatori, ex allenatori, ex presidenti, perché poi questa festa che culminerà, come fra poco vi dirà Riccardo, il sabato, ci sarà l'arena a braccia aperte e quindi tutti gli sportivi potranno visitare lo stadio e ritrovarsi anche con ex giocatori, parlare, poter scambiarsi delle idee, quindi un momento di comunità e di socialità importante. Vai Riccardo, ti passo la palla per... Sì, così entro nel dettaglio, sottolineando ancora una cosa, quello che la gente deve capire è che al di là dei risultati, cioè la domenica si può vincere o si può perdere, il Pisa va avanti, il Pisa, nello specifico il Pisa 1909, la famiglia Battini prosegue il suo percorso, la sua programmazione, la sua voglia di servire il Pisa, come diceva Fabio, e i risultati condizionano a volte troppo, ma è così questo gioco e chi ne fa parte lo sa bene, però ecco, queste cose devono viaggiare su un binario a parte e devono restare, perché che si vinca o che si perda, il Pisa gioca all'arena e Pisa è un patrimonio di tutta la città. E proprio in quest'ottica abbiamo realizzato il primo passaggio di questi eventi con la foto il Pisa di oggi con le maglie di ieri, ed è una cosa unica, è stata fatta a Pisa, unica, è stata già fatta in alcune città, in alcune piazze importanti come la nostra, e ha avuto un grande successo e noi ci auguriamo che anche qui abbia lo stesso successo. La cosa bella sarà vedere calciatori di oggi, magari qualcuno dei nostri ragazzi fra qualche anno vestirà maglie più importanti, se non addirittura quella della nazionale, resterà però sulla sua pelle e nel ricordo di tutti la foto di questo giovane dell'azzurro con indosso una maglia di un grande campione. Quindi uno dei motivi che ci ha spinto a fare questo è questo motivo, e soprattutto è il modo più semplice e veloce per far vedere una piccola parte del patrimonio che è presente che sarà presente nel museo dell'Associazione 100, che anche noi ci auguriamo come Pisa che prima possibile veda la luce nei locali individuali dell'amministrazione. Chiudo parentesi, non sarà il museo dell'Associazione 100, ma sarà il museo del Pisa. Esatto. E quindi questo è proprio il segnale di quanta roba hanno cioè, che sono dei patrimoni veri. Il primo vero evento dopo questa conferenza sarà l'inaugurazione di via Ferruccio Giovannini, e in questo senso ufficialmente siamo nel comune di San Giuliano, però sarà un patrimonio anche questo di tutti. Dopo tanti anni, Ferruccio Giovannini, che è stato il fondatore del Pisa, ma è stata una figura fondamentale della nostra città, non solo per il Pisa, ma sotto decine di aspetti, avrà un riconoscimento per quella che è stata la sua attività e la sua grande pisanità. Gli verrà dedicata una strada che poi è quella che tanti pisani, e non solo, magari attraversano per venire proprio allo stadio. Quindi forse è la strada, una delle strade migliori che potevano scegliere. E mercoledì mattina ci sarà una delegazione del Pisa, della proprietà e ovviamente dell'Associazione 100 per celebrare questo primo passaggio, visto che Ferruccio Giovannini, insieme ad altri, ma è lui, diciamo, quello che storicamente viene ricordato, quello che raggruppò i ragazzi di Piazza San Paolo e li fece diventare un club, lo Sporting Club. Del giorno esatto del 105, sì, esatto, perché
Lo scrive lui, quindi diciamo che Ferruccio Giovannini, che ha scritto diverse cose, perché è stato anche poeta vernacolo, è stato giornalista, tutto un po'. Però insomma ho portato quello che è poi lo scritto suo fondamentale, quindi è nero su bianco, dice: si arrivò così alla primavera del 1909, che proprio nel giorno 9 aprile segnò la nascita del Pisa Sporting Club, la società che sarebbe dovuta divenire il vessillifero del calcio pisano e toscano. Quindi lui aveva anche già anticipato di 3 anni la famosa partita della vita, in cui diciamo delle varie piccoli gruppi, allora definire società era, sì, rispetto a ora insomma è abbastanza eufemistico, però quello che doveva rimanere l'unica squadra a rappresentanza della città, che avviene poi nel 1912. E lui scrive: laggiù all'ombra di quel capannone della piazza d'armi si svolse una specie di assemblea. Quindi svelo anche un piccolo, probabilmente i meno giovani lo conoscono già, perché questo è un libro non tanto raro, ma insomma che comunque difficilmente si trova, che è Lo Sport a Pisa, edito mi sembra da Tacchi. Tacchi, sì. E dove questa riunione, secondo quello che scrive Giovannini, è avvenuta nella zona della cittadella, in piazza d'Arme, dove prima c'era una caserma. Quindi ufficialmente questi giovani dell'epoca, dove ci sono tra l'altro tutti i nomi, quindi è interessante poi andare anche a rivedere, no, se c'è qualche erede con qualche foto, decisero Pisa Sporting Club, il nome, quindi la costituzione, l'atto costitutivo insomma della società, a Tramontano. Cosa che poi invece il centro nevralgico del Pisa Sporting Club nei primi anni fu via San Paolo, dove probabilmente c'erano delle case che poi sono state distrutte dalla guerra, e ancora a posto c'è il cortile delle Benedettine. Però insomma in quelle cantine dove c'era, diciamo, riparo anche dai genitori che rompevano le scatole perché i bimbi dovevano fare la lezione, nacquero i primi movimenti. E il nome Pisa Sporting Club fu proposto da Marino Scotti, quindi non da Ferruccio Giovannini, mentre i colori nerazzurri a strisce verticali da Ferruccio Giovannini, posticipando di un anno quelli che erano stati i colori scelti nell'ex sodalizio, che era l'Etruria, quindi bianco-rossi. Quindi fu Ferruccio Giovannini, in onore dell'Inter, a quel tempo che era già una squadra che muoveva i passi, e quindi i colori nerazzurri sono di Ferruccio Giovannini come scelta, però la data è 9 aprile 1909, quindi fughiamo ogni dubbio. E noi abbiamo questa. Il 9 aprile celebremo proprio Ferruccio Giovannini con un'intitolazione, grazie anche all'opera del comune di San Giuliano Terme, che si è impegnato molto per questo. Il 10 aprile c'era un altro passaggio fondamentale. Esatto, lo stradone del CNR per i periferi. Tra le due rotonde. Il più Pisa che saliva. Esatto. Il 10 aprile è un altro momento fondamentale. Pisa diventerà una delle poche, credo siamo 2 o 3 in tutta Italia, in realtà, ad avere una propria Hall of Fame. La Hall of Fame sarebbe letteralmente la stanza della gloria, la galleria della gloria. È un qualcosa che ha origini anglosassone, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche in Italia, e noi abbiamo sposato questa cosa perché ci è piaciuta molto. In questo senso proprio anche la proprietà, la Famiglia Martina, ha sposato questa cosa perché è una cosa che a nostro avviso serve per scrivere materialmente non solo i nomi di alcuni personaggi tecnici, calciatori, ma non solo, i pisani del Pisa nella storia. Il 10 sveleremo come le modalità di ingresso, uso un termine burocratico, nella Hall of Fame, vedremo quello che sarà il comitato d'onore che dovrà annualmente, semestralmente, scegliere i nominativi che entreranno nella Hall of Fame. I nominativi che entreranno nella Hall of Fame avranno ovviamente un posto nel futuro museo, verrà realizzato un apposito sito internet che è già pronto, che sarà collegato al sito pisacenner.tv, che rappresenterà una sorta di galleria virtuale, un Hall of Fame virtuale, al modo di come usano adesso soprattutto negli Stati Uniti le principali squadre franchigie sia del basket che del football americano. Quindi una galleria virtuale, e poi il nostro sogno, una cosa che cercheremo di
di concretizzare i nomi che saranno scelti, che non saranno tanti, perché cercheremo di inserire nomi, abbiamo parlato con il ragazzo associazione centro, poi chiaramente sarà capitato con loro a scegliere, però l'idea è quella di inserire gradualmente con i grossi, ma nomi che soprattutto rappresentano. Personaggi che pesano nei 105 anni della nostra storia. Comunque il 10 aprile, questo è un altro evento, verrà fatta anche una cena di gala che racchiuderà diciamo, le istituzioni, le autorità cittadine dello sport, della politica, dell'associazionismo della città, li racchiuderà e questa cena verrà tirato giù il velo da questa che è la Hall of Fame e spiegheremo a tutti di cosa si tratterà. Il giorno dopo verrà presentato, secondo me, uno degli aspetti importanti dell'iniziativa, che è il libro realizzato da un'idea di Marco Castellano, che è 105 Pisa. Non è la prima volta che vengono messe insieme foto e racconti dei 105 anni di storia, della nostra storia. Questa volta però è stato fatto, secondo me, un lavoro eccezionale, perché ci sono foto uniche, ci sono frammenti introvabili dei 105 anni di storia, e questo libro verrà messo in vendita, sarà disponibile tra l'altro a un prezzo assolutamente popolare rispetto a quello che è stato l'impegno dei ragazzi della situazione 100. Che noi abbiamo appoggiato come Pisa 1909. Non appena ci hanno fatto vedere di cosa si trattava, abbiamo subito accettato il loro invito a camminare insieme e abbiamo appoggiato in tutto e per tutto questa iniziativa, che per noi rappresenta qualcosa di questo è un pezzo da collezione. Penso nelle case di un tifoso del Pisa non possa mancare, perché viene qualche luccicone agli occhi a prenderlo. Ho avuto modo di vedere i provini, questo libro fa venire brividi, esattamente come fanno venire brividi le maglie indossate dai ragazzi nel post. Il giorno dopo l'evento, quello più popolare, quello che ci piacerebbe veramente coinvolgesse tutta la città, io non voglio dire migliaia di persone, perché voglio però ecco, centinaia di persone ci piacerebbe vedere. L'arena sarà aperta, abbiamo detto l'arena a braccia aperte, perché l'arena sarà quel giorno di tutti e per tutti, dal primo pomeriggio fino alla sera. Chi verrà all'arena senza tirar fuori un euro, perché tutto sarà assolutamente gratuito, potrà visitare una galleria fotografica che sarà realizzata appositamente nel sottotribuna, nel camminamento sotto la tribuna coperta, che praticamente diventerà una sorta di galleria naturale per anche lì foto, cimeli, 105 foto, ma cose introvabili, alcune anche proprio del libro. Sono 105 formazioni, esatto. Scelte da quelli. Quindi ci sarà anche il gioco a riconoscere i personaggi del passato. In più verranno realizzate delle visite guidate all'interno dell'arena. Questa è una cosa che ha avuto un grande successo quando fu fatta un anno fa. L'abbiamo voluta ripetere, anzi implementare. Sarà possibile visitare la tribuna, vedere, toccare quasi i trofei, l'avaro, tutto quello che adesso è di patrimonio della città e che viene tenuto il comune. Sarà a disposizione nuovamente della città per foto, cioè sarà in mezzo alla gente. I trofei vinti dal Pisa e l'avaro saranno in mezzo alla gente. In più sarà possibile visitare gli spogliatoi, il luogo dove adesso siamo noi, che magari soltanto chi fa parte dei mezzi di comunicazione o i tecnici o i tesserati possono conoscere. Chi viene quel giorno, chi viene ai propri figli,
Chiunque potrà visitare questo, potrà visitare gli spogliatoi, potrà scendere e salire le scalette, entrare direttamente sul campo dell'arena e magari si ritroverà accanto ex calciatori, personaggi di Pisa, perché sarà una cosa aperta a tutti, lo diciamo fin da adesso, penso di parlare anche a nome dell'Associazione Centro, sono tutti invitati. Noi volutamente non faremo degli inviti specifici anche a ex calciatori, sono tutti invitati. Sarebbe limitativo. Impossibile e limitativo andare a gestire un numero di calciatori e un numero di ex dirigenti, un numero di ex allenatori, così, no? Chi vuol venire lo accogliamo a braccia aperte, esattamente come recita il titolo, il nome che abbiamo voluto dare a questa giornata. Poi, andando avanti, il 18 aprile ci sarà l'inaugurazione del Pisa Point. Abbiamo avuto un po' di problematiche nel corso dei mesi, che permessi, ritardi vari, che hanno allungato i tempi. Poi magari dirà qualcosa proprio Gabriele Minchella, che è il nostro responsabile marketing. Lo lasciamo in fondo, Gabriele, così metti nello specifico. Sì, semplici problemi amministrativi. Pensavamo di aprire il giorno 9, però purtroppo ci sono degli adempimenti amministrativi che hanno richiesto un pochino più di tempo e quindi abbiamo deciso di aprire il 18 aprile per farlo prima di Pasqua e comunque in tempo per la partita del 27, per poi essere esatto, il 18 aprirà la nuova casa del Pisa, il nuovo Pisa Point in via Luigi Bianchi, dove i tifosi del Pisa potranno fare biglietti, acquistare merchandising, troveranno materiale di merchandising che finalmente dopo anni sarà nuovamente disponibile, troveranno il libro, il poster storico, troveranno le maglie da gioco, avranno finalmente un posto dove andare e avere, essere dentro la casa del Pisa. Pisa all'Arena, che è casa sua, ma è casa anche dei pisani. Pisa poi sarà la casa del Pisa. Rimane aperto anche quello attuale, diciamo. Credo che quello andrà poi a... Ora, su questo... Rimarrà aperto durante gli avvenimenti sportivi o i giorni di apertura dell'Arena Garibaldi. Comunque sarà aperto quando è aperta l'arena. Comunque il punto ufficiale sarà quello nuovo in via Luigi Bianchi. La domenica i biglietti? La domenica i biglietti solo in via Luigi Bianchi. E quindi questo sarà, anche lì ci sarà presenti calciatori, dirigenti, taglieremo il nastro a un nuovo tassello che abbiamo voluto inserire in questo mese di festeggiamenti. Il 24 ugualmente ci sarà calciatori, dirigenti faranno saranno ospiti del Corpo Guardia di Città, che è stato il nostro partner importante in tutte queste iniziative, perché il Corpo Guardia di Città ha sposato appieno il progetto del 105 Pisa, del libro, hanno dimostrato ancora una volta di avere a cuore le cose di Pisa, quello che riguarda la città, e ancora una volta sono al nostro fianco, non soltanto la domenica in altre iniziative, ma in questa soprattutto hanno dato un importante contributo. E nell'evento che chiuderà la stagione ippica di San Rossore il 24 di aprile, con la trisse proprio premio Corpo Guardia di Città, ci sarà presente anche il Pisa e verrà realizzata una sorta di mostra itinerante che sarà visibile a tutti all'ippodromo. Quindi anche lì, sempre nel discorso e nella nostra volontà di andare a toccare tutti i punti della città, l'ippodromo è un altro punto di riferimento per tutti i pisani. Chi andrà quel giorno all'ippodromo vedrà delle corse di alto livello, si godrà una tris importante e vedrà le foto del Pisa, cimeli del Pisa, e potrà vedere da vicino i calciatori nell'azzurri. L'ultimo evento Pisa Lecce rappresenta l'ultima partita del campionato, ovviamente noi ci auguriamo che non sia l'ultima della stagione però ecco, è una gara particolare, ci sarà la diretta Rai, c'è un avversario degno, non che altri siano meno degni, ma Pisa Lecce è una sfida che a noi ricorda la Serie A, ricorda non la Serie A ma ricorda una quasi Serie A, quando vincemmo sotto un diluvio universale con Cecconi Mattatore, e quella fu la partita che aprì forse le porte a uno degli anni più belli della nostra storia, per quello poi che si concluse a Cremona. E siccome non siamo scaramantici ma ci crediamo abbiamo voluto proprio per Pisa Lecce
realizzare questa iniziativa che avrà anche una finalità benefica. È un'idea questa che ci ha lanciato Yuri Bianchi dell'associazione Sport for Children, realizzare una maglia unica, una maglia che vivrà solo quella domenica, verrà indossata solo quella domenica, avrà una patch, come vengono, una toppa si direbbe alla pisana, una patch come si dice all'inglese, riguardante il logo della Sport for Children, riguardante la data e i 105 anni, sarà applicata su un braccio. Quella maglia sarà indossata dai ragazzi, verrà ritirata alla fine della partita e sarà messa all'asta per beneficenza. Tutto quello che sarà incassato verrà devoluto all'associazione, alla Sport for Children, che poi lo devolverà in beneficenza, e quanto prima indicheremo andrà a questi fondi. In più, quel giorno sono già state organizzate, e anche lì comunicheremo quanto prima le modalità delle iniziative che riguarderanno gli ex nerazzurri, che saranno presenti allo stadio, saranno ospiti del Pisa e troveremo il modo di farli raccogliere l'applauso del pubblico. E posso già dire, perché è una cosa che Carla proprio ha messo in piedi, ci saranno tanti bambini, stiamo studiando il modo di coinvolgere le scuole cittadine, in modo da aprire il più possibile ai nuovi tifosi, che ci auguriamo che la domenica vedano una partita importante di altra categoria, perché l'avversario, ci saranno tanti tifosi avversari, c'è la posta in palio importante. E sottolineo, sarebbe bello quel giorno vedere, non dico un'arena piena come playoff, ma tanta gente. Per questo sono allo studio alcune soluzioni per favorire il più possibile l'afflusso della gente, dei tifosi, perché noi vogliamo che quel giorno sia un giorno speciale. Ci sono tante cose uniche e sarebbe bello condividerle insieme a tutta la città. E questo sarà l'evento finale. Poi l'asta verrà fatta qualche giorno più avanti, spiegheremo anche lì come, con le modalità, ma credo che insomma le maglie realizzate, per questo dobbiamo ringraziare la IOMA, saranno molto semplici, ma saranno un pezzo raro, penso per i collezionisti saranno qualcosa di unico, ci auguriamo noi di introvabile. Quindi qualunque cosa dopo pochi giorni diventi introvabile, in automatico è qualcosa di pregiato, quindi ci auguriamo che anche l'asta sia molto partecipata. Questi sono gli appuntamenti. Io non so se Gabriele e Michela vuole aggiungere qualcosa. No, penso sia già stato detto tutto e di più. L'unica cosa che volevo aggiungere è ringraziare indubbiamente chi ci ha aiutato in questa cosa, ovviamente la Presidenza della Famiglia, l'Associazione 100, la partnership con Guardie di Città e non ultimo la Biancoforno, che ci dà sempre una mano in questi eventi, e la Kuwait, con quale abbiamo stabilito una partnership abbastanza importante e portiamo avanti con altri eventi, e ci ha permesso di poter aprire finalmente Pisapone. Penso che per il resto non c'è altro da aggiungere. E credo che l'ultima cosa che possiamo dire è: vi aspettiamo all'arena, vi aspettiamo in queste iniziative. Ripeto ancora una volta: il Pisa è di tutti, il Pisa è un bene di tutta la città, e la città deve partecipare. Noi ci aspettiamo che partecipi numerosa, perché se c'è una cosa per cui siamo conosciuti in tutta Italia, e forse non solo, è che quando ci sono delle maglie nerazzurre che girano per un campo da calcio o da qualche altra parte, una città intera si muove. Noi vogliamo che questo patrimonio non si disperda, ma anzi, come ho detto prima, mi piacerebbe vedere tanti bambini piccoli mettere per la prima volta piede all'arena proprio il 12 aprile, per provare quella stessa emozione che abbiamo provato tutti noi, Fabio, quella prima volta mai insieme al genitore siamo entrati dentro l'arena e ci è venuto quel flash, è scattato quell'amore che ancora oggi ci accompagna e che domani ci abbandonerà. Quindi vi aspettiamo tutti e ci auguriamo che sia un mese bello e felice per tutti. Beh. Sì, ci sono domande, sì, infatti. Molte precisazioni su
Io solo prego, visto che sì. Non c'è dove e quando, e perché dovete ancora definirlo. No, me l'ha fatta una in questa cena dove sì. Ci saranno 105 invitati alla cena. E verrà svelato il praticamente vi posso anticipare qualcosa, praticamente verranno sono stati già scelti dei criteri per poter ambire diciamo così a entrare nella Hall of Fame. Ci sarà questo comitato d'onore che sarà presieduto dal presidente del PISA in carica, quindi chiunque rivestirà la carica di presidente del PISA oggi, domani, fra 100 anni, fra 105 anni, con la carica del PISA acquisirà anche la carica di presidente del PISA, sarà anche presidente del comitato d'onore della Hall of Fame. Il comitato d'onore lo annunciate giovedì 10, sì. Ma lo sapete già. Sì, è già domando solo per curiosità. Sì, sarà. Potreste anche annunciare giovedì 10 i primi nomi o il primo nome? No, l'idea è di annunciare il comitato e il regolamento e lasciarci qualche mese sì. O a inizio stagione della stagione prossima o magari ad aprile dell'anno prossimo dare i primi ingressi che siano insomma ci sono tanti nomi su cui confrontarsi, su cui si confronterà anche i criteri possono essere diversi, esatto, perché c'è quello che ha fatto tanti gol tipo Loni che è il campanoniere in assoluto, però c'è quello che ha tantissime presenze, c'è quello che ha giocato una stagione sola ma ha vinto la Coppa del Mondo, c'è quell'allenatore che è rimasto nei cuori della gente o quel presidente, quindi esatto. I criteri sono tanti, poi verranno valutati anche in maniera più tecnica e storica con l'aiuto di persone competenti come insomma, giornalisti anche qui. Esatto, sicuramente il comitato coinvolgerà le istituzioni, la stampa della città e i personaggi della città con un marchio di fabbrica, la pisanità. Questa è una cosa di Pisa e per il Pisa. E si cercherà di non uscire da un binario che sia nero azzurro. L'ultima cosa sempre su questo, hai fatto riferimento a te, mi sembra quanto sono solo altri 3 o 4 in Italia i club, le città che hanno iniziative di questo tipo, quali sono, perché Pisa come Roma, Firenze, Roma e credo forse il Milan, qualcosa del genere, ma non ha ancora le due realtà uniche nel momento che hanno già presentato. Forse la Juventus, sì, è la Juventus. Juventus e Roma e Fiorentina sono le tre che l'hanno già ufficializzato. Firenze ci chiamarono l'altro anno come associazione, in quanto ora si sta creando una rete di musei del calcio, che però sono ancora molto pochi, 6-7, non di più, proprio ufficiali dove, no? E loro chiaramente l'hanno fatto la cerimonia di inaugurazione in pompa magna, come sanno fare bene a Firenze, nel Salone del 500, però poi vabbè, non ci siamo andati per altri motivi, perché poi comunque non è discriminante il fatto, no? Comunque parlando con queste persone noi ci siamo diciamo stupiti dalla forma con cui loro hanno presentato il pompa, però loro ci sono stupiti dal nostro materiale, ci hanno detto ma come voi avete tutta questa cosa qui, non riuscite a creare a dare uno sfogo anche stilisticamente, no? Mi ricordo che l'altro anno ci fu questa cerimonia dove c'era anche Battistuta, Antonioni, tutti questi personaggi, Amorim, hanno messo su proprio strutturalmente, logisticamente questa Hall of Fame, quindi Firenze, Roma sicuramente, con il giocatore della Roma, Marco sa benissimo, perché insomma ha edito anche dei libri per la Roma, quindi sa, conosce l'ambiente, però insomma sono pochi. Però ecco, questo aggiungo una cosa, noi pisani ci piace spesso piangerci addosso, no? Siamo un po'. Siamo un po'. Limite grosso. È un nostro limite. Quello che io dico è che Pisa non sarà in Serie A, non vincerà trofei nazionali o internazionali, però a Pisa c'è un'associazione 100 che ha del materiale e sta per aprire, cioè, ripeto, spero al più presto, un museo che da poche altre parti esiste. Pisa il 10 aprile avrà una sua Hall of Fame come soltanto Juventus, Roma e Fiorentina hanno in Italia. E credo che insomma quando
quando si parla di Juventus, Roma e Fiorentina si parla di realtà che hanno milioni di tifosi nel mondo anche. Sono città che sono 3, 4, 10 volte Pisa. Pisa ha una storia che è seguita da tutti. Pisa ha, e questo mi piglio un piccolo merito, ha una propria televisione, ha un proprio canale tematico, come ci sono, ce n'è soltanto in Lega Pro, soltanto Pisa e Vicenza. In tutta Italia credo siano non più di 10, ma anche lì si parla di Roma, Inter, Milan, Juventus. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che siamo piccoli, non saremo bellissimi, però ci mettiamo tanto impegno e abbiamo voglia di fare, e soprattutto abbiamo tanto materiale, tanta storia dalla nostra parte. Quindi se la gente di Pisa, come ha sempre fatto dai tempi di Giovannini ad oggi, ci segue e ci dà una mano, secondo me si può fare delle cose veramente incredibili. E quindi insomma è una cosa, secondo me, un punto di partenza importante da cui ripartire dopo 105, ma non solo, c'è tanta strada davanti ancora da fare. Se non ci sono altre domande.